E bello a tutti ragazzi, ben arrivati in questo nuovo video. Io sono il vostro Mr. Bistecca ed oggi, signori miei, ci troviamo qua con la nostra video carriera allenatore con il Liverpool. Signori, allora, siamo sempre per il calciomercato, però raga, non ho aggiunto ancora nessuno di quelli che avete consigliato nuovi nell'hub mercato, raga, ma semplicemente perché per il momento siamo bloccati con il mercato, in quanto il nostro budget è completamente a zero. Diciamo a zero non è, però siamo lì. Quindi, raga, non ho aggiunto nessuno semplicemente perché per il momento, appunto, siamo fermi. È vero che adesso andremo a vendere Chan, quindi intanto avanziamo. Poi, quando avremo venduto il nostro centrocampista che andremo a vendere per errore, vacca boia, aggiungeremo i centrocampisti e poi successivamente anche gli altri se ce ne fosse bisogno. Tanto il calendario scorre. Due email, vediamo. Ok. Allora, offerta per Klein. Ce la fa il Bayer Leverkusen. Parliamone. Raga, se ne può parlare. Però aspettate un secondo. Aspettate un attimo perché fatemi vedere un'altra cosa. Allora, noi, a parte Klein, a destra avremmo Flanagan e Alexander Arnold. Raga, sinceramente, se devo proprio essere sincero, sapete, in questi giorni ci pensavo, ma effettivamente Klein lo potremmo vendere e effettivamente, ragazzi, io farei giocare come titolare Alexander Arnold. Perché mi sembra veramente una bestia. Promettentissimo di sicuro. Quindi, raga, nel caso in cui dovessimo vendere Klein, io non comprerei un altro terzino, ma mi terrei tranquillamente Alexander Arnold. Però intanto vediamo, magari non lo vendiamo e buona. Quindi, comunque, prima cosa da fare, trattare con il Bayer per vedere se, anzi, per vedere fino a quanto sono disposti ad arrivare. Allora, no, Klein vale 22, Orfano 29, almeno 35. Secondo me a 35 diventa fattibile tutta la storia ed è un buonissimo prezzo. Clausolina non ce n'è bisogno, anche se tipo un 2% butta via, meglio di niente. Vai, vediamo che diano. 37, il 10 di clausola però, minchia raga, 10 è tanto, 10 è tanto, però vediamo se riusciamo a fare una cosa diversa. 34 e il 3. 4, vai. Tanto ci rifiutano. No, hanno preso, accettato? Porca miseria, ragazzi. Buonissimo. Benissimo. Benissimo, ragazzi. A 34 e col 4% sulla futura rivendita è preso molto bene, Klein. Cioè, è venduto molto bene, Klein. Mentre poi abbiamo ancora Joe Gomez in prestito da mandare al Newcastle. Come siamo messi con i centrali? Perché mi sono, ragazzi, mi sto perdendo. Ne abbiamo comprati talmente tanti di giocatori che mi sto perdendo. Abbiamo Varane, Matip, Kimpe, Lemos e Joe. In teoria bisognerebbe tenerlo. Però noi lo mandiamo in prestito, raga, perché vorrei riuscire a mettere in piedi anche un'idea di vivaio. Quindi intanto lo mandiamo via. Lo mandiamo in prestito. Un anno. Vai, aggiudicato. Non ci sono problemi. Lo mandiamo così com'è. Senza staffa, grandi cose, stipendio, quanto c'ha voglia di, quanto ci avranno voglia di dargli, gli daranno e siamo tranquilli. L'importante, ragazzi, è mandarlo in prestito. Bene. No, davvero. E andiamo avanti. Allora, dai, ci servono i soldi, se no qui la situazione non si sblocca. Mi raccomando, facciamo gli allenamenti. Ok, salta il prestito di Gomez. Vabbè, questa è McLean, questa è Gomez. Offerta per Jordan Henderson, nostro capitano. Chi ce la fa? L'Atletico? Vediamo. Se ne può parlare. Se ne può parlare, ragazzi, con l'Atletico. Non dico di no. Vediamo, devono essere chiaramente disposti a sborsare molto perché Jordan è il capitano. Il capitano non lo lasciamo andare via tanto facilmente. Quindi io direi 32 e mezzo, 34. Non è 32 e mezzo, ma è meglio. E senza clausola, vediamo.
Sì, 24, avevi visto un film. Ultima offerta, tu vedi. Dai, guarda, proprio perché ragazzi sono gentile. 30. Ma sono gentile. Accettano 30? Benissimo, raga, ma questo pazzi esti. Questo sono proprio pazzi. Raga, cioè, stanno vendendo tutto il centrocampo. Tra poco giocheremo con quelli della primavera, seriamente. Proprio primavera che non abbiamo. Bello. Fa piacere sapere queste cose. Allenamenti fatti e andiamo avanti. Allora, vediamo un po' tra email. Sì, vabbè, queste sfumano tutte, ovviamente, direi. Andiamo sempre avanti. Dai, sto Chan se ne va o non se ne va? Perché... Oh, via. Emre Chan venduto. Altre due mail poi. Nat Klein venduto. E offerta per Mignolet. Oh, finalmente. Notizie positive, ragazzi. Arrivano. Offerta per Mignolet. Subito ti devo mandare. Ma la Lazio. Bravi alla Lazio. Bravi. Non capito un cazzo. Proprio bene, bene. Mi fa piacere. Allora, vediamo se riusciamo ad ottenere un'intesina per Mignolino. 22. A 22 si smuove tutto. Proprio. Le andiamo a portare. Sì, 16 e mezzo. Con calma, eh. Dai, 20. 20. 20 e ci va benissimo lo stesso. Una plusvalenza della Madonna. 16 e 8. No, bello. Non ci siamo per niente. E facciamo così. 19 e mezzo. E clausolina da 5. Vai, aggiudicato. Gli va bene? Non gli va bene. Cioè, sculo no, perché sarebbe stato importante venderlo, Mignolet. Però ci accontentiamo, ragazzi. Allora, vediamo un secondo. Quanti soldi abbiamo? Abbiamo 49 milioni. Da stanziare un secondino. Allora, abbiamo 40 milioni, 38 e 220 per gli stipendi. Ok. E bisogna comprare due centrocampisti. Uno sicuro, a parte sì, due raga, ma intanto poi, cioè, poi venderemo anche Anderson quasi sicuramente, quindi due, però avremo anche più budget. Bene, quindi prima cosa da fare, aggiungere i giocatori che mi avete consigliato voi. Queste sono le nuove aggiunte. Allora, noi bisognerà sostituire il portiere. Eravamo rimasti anche con questo vecchio obiettivo, però aspettiamo ancora un attimo perché la situazione è quella che è. E ci serve quindi centrocampista centrale, ragazzi, e un terzino sinistro da sostituire con Milner, che a quanto pare non vi piace molto. Allora, i terzini sono Lukaku, chiaramente Jordan, e Grimaldo del Benfica. Io, raga, partirei subito a provare a fare un'offerta per entrambi. Raga, Lukaku benissimo proprio, ma proprio benissimo. Siamo riusciti a strappare un signor prezzo. Perché praticamente la trattativa sta per 1,5 milioni più Danny Ings, raga. Perfetto sarebbe. Così ci liberiamo di un giocatore che a noi non serve. E in più spendiamo quasi niente. Ora proviamo anche per Grimaldo comunque. Ma come non detto? Raga, Grimaldo è su per giù impossibile. Quindi salta, salta per forza. E allora dobbiamo fare un'altra cosa, ossia bisognerà mettere assolutamente in vendita Milner, perché se no ci rimarrebbe anche lui in più e non avrebbe senso. Perciò lo mettiamo subito in lista trasferimento. Dovrebbe essere abbastanza appetibile. Speriamo di riuscire poi successivamente anche a venderlo. E partiamo adesso allora con i centrocampisti, che sono tanti, ragazzi, però sono anche molto buoni. Allora, CC abbiamo potenziali, dico. Milinkovic, Keita, Sansone, Ward-Prowse, Barella, Zielinski, Jorginho, Pellegrini no perché è solamente in prestito, Goretzka, Linetti, Torreira, anche basta direi, anche basta raga, sono tantissimi veramente, cioè raga, io adesso mi metto qui, faccio lo sporco lavoro di provare a contattare tutti e bella. Ricapitolando, raga, per il momento stiamo trattando per Jorginho, Goretzka, Ward-Prowse e Barella. Sono gli unici con cui sono riuscito ad intavolare una trattativa, perché molti proprio non potevano essere acquistati in quanto sono stati comprati da poco. E altri non c'è stato verso di arrivare ad un'intesa con il club, perché magari i ragazzi volevano qualche contropartita diversa che non potevamo dargli.
oppure non ci arrivavamo con i soldi. Esempio, Keita. Sarebbe stato bello comprare Naby Keita, però raga, non possiamo spendere tutti i soldi soltanto per lui, perché poi chi si compra? Nessuno. Quindi Barella è 2,7 più Brannagan, World Pros un 17,5 più non ricordo chi, Goretzka 34 più bonus senza contropartita, Jorginho 14,750 più non ricordo, ma è un'offerta molto conveniente quella per Jorginho, e Lukaku trattiamo subito invece ragazzi, perché c'è abbastanza priorità. Perciò vediamo subito per Lukakone. Dunque, partiamo subito. Allora, ruolo importante, che è il ruolo più onesto che può andare a fare. Perfetto. Durata 5 anni e ci troviamo d'accordo. Poi, clausola. Proviamo a proporla e piazziamoci 40. Vediamo. 26. Troppo poco. Possiamo tentare ancora 35, ultima offerta, poi raga la neghiamo. No, allora neghiamo la clausola e facciamo senza. E possiamo andare avanti, certo. Stipendio 59, vanno sotto 59, insomma, non vuole pochissimo, Vediamo se riusciamo a modificare qualcosa, tipo stipendio. Possiamo leggermente alzarlo, facciamo 65, però abbassiamo tutto il resto. Bonus di ingaggio 6,50 e 15 reti inviolate. Sì, lasciamolo. No, però tiriamo un pochino giù. 1,4 milioni. Vai, intanto non gli andrà bene mai nella vita. Oh, e invece sì. E invece sì, raga, perfetto. Questi 6.000 in più di stipendi a settimana hanno fatto la differenza. Benissimo. Quindi, in sostanza, Jordan Lukaku, altro nuovo acquisto per il nostro Liverpool, ragazzi. Molto buono Lukaku, veramente un ottimo giocatore. Bene, bene, bene. Ah, aspettate, ho visto una cosa che non credevo si potesse fare. Allora, vediamo subito. Per Jorginho, raga, l'offerta è... Ah, è con Milner. Ecco perché, raga, Jorginho è molto conveniente, perché è con Milner. Quindi, seriamente potrebbe convenire venderlo, cioè comprare Jorginho, proprio perché, appunto, andremo a vendere Milner. Poi, per Goretzka dentro abbiamo inserito nessuno, infatti. Per World Pros c'è Wilson, che è proprio ragazzi così tanto per. E per Barella, appunto, c'è Brannagan. Quindi, potenzialmente, potremmo prenderli tutti e tre, potremmo prendere, non lo so, la butto lì, Jorginho, World Pros e Barella. Goretzka, raga, sarebbe quello meglio, essenzialmente. Sarebbe quello meglio, forse, andare ad acquistare, però... Cioè, quel prezzo molto elevato che, insomma, mi fa un po' storcere il naso. Capitan Henderson venduto, ok. Più 25 milioni e mezzo per noi. Raga, è arrivato il momento di trattare per i centrocampisti. È arrivato il momento. E bisogna anche lasciarsi assolutamente qualche soldo. Non possiamo, raga, per forza, cioè, spenderli tutti. Perché altrimenti poi dopo avremo le mani legate per quanto riguarda gli esterni. Quindi non possiamo esagerare. Perciò bisogna fare una decisione definitiva. Più che altro perché prendere tra Jorginho e Goretzka. Perché che altro, ragazzi, non vorrei che prendendo Jorginho poi... cioè prendendo Goretzka poi nessuno ci vada a comprare Milner. E mi scoccerebbe tantissimo, raga, ma proprio tantissimo. E prenderli entrambi non ne vale la pena, perché questo spendiamo 34, ve ne 48, noi di budget abbiamo 62, molto limitati raga, saremmo veramente molto limitati, molto stretti con il budget, potrebbe essere un rischio, quindi non ne ho idea. Facciamo così, intanto trattiamo per Barella e ci togliamo questo peso. Allora, indubbiamente lo mettiamo sporadico, dovrebbe accettare tranquillamente, perfetto. Poi 5 anni e credo che proprio gli vada bene. Esatto. Clausola non gli interessa, quindi ci va bene anche a noi senza. E ora viene la parte brutta, perché non ho idea di quanto possa volere come contratto e può essere un problema. Facciamo, raga, 10. Anzi, sì, 10. Però gli diamo anche un bonusino da 200. Anzi, da 150. Sono pochi. Speriamo bene. Speriamo bene.
È ridicola. Ragazzi, quando non mi dicono, quando non mi forniscono nessuna linea guida, è sempre un casino. Quindi è saltato Barella. Madonna, ragazzi, che sfiga però. Vabbè, ci riproveremo quasi sicuramente. E allora intanto però vediamo di portarci a casa questi altri. Raga, non so veramente chi prendere. Non ne ho la più pallida idea. Perché sono sincero, raga, a me Goretzka mi piace tantissimo. Jorginho mi piace meno. Mi piace meno, non lo vedo proprio troppo da Premier. Però ci dà via sto Milner. Ma chi se ne frega, prendiamo Goretzka. E chi si è visto, si è visto. Io direi importante. Dovrebbe accettare senza problemi. Perfetto. 5 anni. Sicuramente dovrebbe accettare. In teoria, perfetto. Clausola. Se si fa, cioè se si lascia inserire una clausola altissima, sì, tipo 70, sì, 70 o giù di lì, raga, è giusto, cioè sarebbe onesto, vediamo. 63, siamo vicini all'intesa, allora facciamo qua, 66 e 6, 100, 66 e 600, 66, vado da Bellino, raga, se accettano la clausola così, basta, è finita. No, 63, sono statici. 64 e mezzo, dai, vediamo. 63, 64, 63. Vabbè, raga, dai, accettiamo 63. C'è il rischio di rimetterci, però non è neanche detto che comunque si vada a venderlo, perciò 63 va bene come clausola, almeno si farà decurtare un pochino anche lo stipendio, ci farà spendere solamente meno. Attualmente prende 45 e raga gli diamo 50. Diamo 50 e un bonus di ingaggio da 250. Speriamo. Se ne può parlare. Se ne può parlare bene. Vediamo. Allora, modifica bonus. Alle 20 presenze perché gioca. Gli possiamo, guardate, per invogliarlo a mettere sto bonus difficile, gli diamo 700. E lo stipendio lo lasciamo a 50, per il bonus di ingaggio lo portiamo a 500. Non accetterà mai, però vediamo. Infatti, manco per il cazzo. Stipendio 51, e va bene. Il bonus, no, 10 presenze. Allora, come ho detto prima, 10 presenze. E ti do 350. E qua, bonus, no, così, lasciamo così. Avanza, vediamo, dovrebbe andargli bene. Perfetto, raga, va benissimo. Va benissimo, benissimo, benissimo. 10 presenze le fa come niente. Però, vabbè, non si sa mai. Vediamo. Comunque, buono, e Goretzka ce lo siamo portati a casa. Altro acquisto per noi. E io, raga, punterei anche su Ball Pros a questo punto. Così ci smistiamo anche Harry Wilson. Vai, proviamo. World, proviamo con sporadico. Non dovrebbe andargli bene, se me vogliono per il turnover. Esatto. E allora vabbè, accettiamo tranquillamente per il turnover. Poi, contratto durata 5 anni come sempre. E gli va bene. Clausola, se la vogliono altissima, cioè se gli va bene altissima, tipo anche lui sui 40, 50, 50 no, lo so di già. 42 però. Ah, così tanto, raga. 45 se no niente, eh. No, niente, allora niente, 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 niente. Neghiamola, neghiamola, neghiamola assolutamente. E ora viene la parte brutta. No, perché me l'ha chiesto lui lo sti. Cosa? 115? Ma questo è pazzo. Questo vuole più di Goretzka. È un casino. Cioè, è un casino, non è un casino. Lo possiamo dargli, però, che palle. Modifichiamo il bonus immediatamente. 5 gol. 5 gol sono tanti comunque, per un no, questo lo lasciamo invariato. Stipendio. No, cazzo, bisogna abbassare assolutamente il bonus di ingaggio, è troppo alto. Troppo, troppo alto. Facciamo 100, 1 milione e 2. Vai, vai. E fatela andare bene. Ok, va benissimo, raga, va benissimo. Anche World Pros ce lo portiamo a casa. Perfetto, quindi ricapitolando. Raga, ne abbiamo comprati un botto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 acquisti fatti finora e ancora non abbiamo finito. Non ci rimane un grandissimo budget, ma comunque Lookman
Vorrei portarlo a casa. Niente, raga, salta anche Lukman, perfetto. Quantomeno Clivert ce la possiamo fare? Possiamo comprarlo? Meno male, dai, almeno lui, ragazzi. Quantomeno abbiamo un esterno in più. Vediamo subito. Allora, Justin Clivert. Scambio giocatori. All'Ajax può interessare qualcuno, tipo Bogdan? No, certo che no. Difensore centrale, proprio l'unico ruolo in cui non possiamo dare nessuno. Ma guarda un po' che razza di combinazione. Maledetto. E offriamo cash, raga. Non ho idea di quanto possa costare. Offriamo 3? Si spera che gli vada bene. Chiaramente no. Ma guardate che storia. Raga, ha saltato anche Kluivert. E chi si compra ora? Vabbè. Vabbè, e Musonda Martins no. Raga, non si compra nessuno. E allora a sto punto chiudiamo qua il video perché sì, raga, perché la situazione è quella che è. Perché ci manca da completare la rosa. Proprio tanto abbiamo anche un'email, vediamo un po'. Offerta per Sturridge, l'Arsenal. Ora, vendere Sturridge all'Arsenal non è che mi piaccia tantissimo come cosa. Però se ci dessero un botto di soldi, raga, quasi quasi lo potremmo anche vendere, perché... No, io, raga, vi giuro che quelli della EA gli smonto nel mezzo. Però non possono mettere come prima opzione accetta offerta. Non possono, raga, non possono, perché uno si sbaglia, perché dovrebbero mettere tratta come prima cosa, perché male male uno dopo l'accetta lì. Praticamente, raga, abbiamo svenduto Sturridge all'Arsenal. Ma io veramente non ho parole. Io veramente non ho parole. È bella la seconda volta che facciamo una scemenza del genere. E che ci possiamo permettere là davanti. Cioè, più che altro chi abbiamo selezionati? Perché la vedo di molto complicata. Cavani, Suarez, Aboubakar, Draxler. Raga, allora per il prossimo episodio mi raccomando proprio di consigliarmi qualche attaccante un'ala sinistra, almeno insomma un'ala sinistra e portieri ancora se ne avete, o se no semplicemente possiamo trattare per questi qua che già mi avete consigliato, che comunque mi piacciono tutti, raga. Essenzialmente prenderei tutti per fargli fare il titolare nella nostra squadra. Quindi andata così. Perciò, appunto, consigliatemi attaccanti, portieri, esterni. E dunque, ragazzi, per oggi il video lo chiudiamo qua. Bene, perché abbiamo fatto degli ottimi acquisti, ma male perché ci siamo rovinati sul finale con questa cessione a caso di Sturridge, raga. Francamente mi scoccia. Francamente proprio mi scoccia tanto, perché non l'avrei mai venduta a 27 Sturridge, l'avrei venduta almeno a 35. E vabbè, pazienza, ci accontentiamo così. Quindi, come al solito, ragazzi, spero che vi sia piaciuto. Ci vediamo su, iscrivetevi al canale, condividete il video con tutti i commenti e che ci possiamo vedere domani con un nuovo video. Buona!